rapido. Grosso e così. Tu hai avuto una velocità per fare le ore 7 molto veloce, per ironia. Silenzio, che la giuria si sta esprimendo. 0,1 secondo. Quindi per velocità, forma e grandezza io ti ho dato 10. Grazie. Oh! Bravo! Però la farina. Poi Gomez, per le tue orecchiette hai messo una velocità temporanea, un po' lenta, un po' veloce, quindi un po' non può. Per questo, per forma, grandezza e velocità, io ti ho dato 9,5. Bravo! Poi? Tu sei severa, madonna. Sono due, sono io. Marta Maionchi, ecco, si esprime. Gianni Gomez, mi è piaciuto il modo in cui hai lavorato le orecchiette e poi le emozioni che ci hai messo nel panno. Oh. E poi hai un modo di fare le orecchiette a modo tuo. E mi è piaciuto, anche perché ci hai fatto fare anche a me. A me piacciono le orecchiette, quindi il mio voto è 9,75. Oh, bravo! Poi procediamo. Ma il procedimento di là, procediamo verso questa parte. Tu sei stato velocissimo. Hai fatto pure un'orecchietta grandissima. E io spero di averla nel cuore. Si chiama un Michierul. Un Michierul. Vabbè, non so come si chiama. I Michierid. Mi è piaciuto molto il modo in cui hai fatto le orecchiette. Ovviamente è un po' di la regina. Cioè, sua madre. E però io ti ho dato 10. Bravo. Ha smorato, oddio. Pietro delle Selve. Manica, Pino Carabrino, mi sa se da qua. Un colino, ma poi ci faccio. Allora, Pietro delle Selve, che valutazione diamo? Sì, la giuria sta facendo. Paolo sta vedendo di comprare. Notate l'orecchietta più grande. Come viene chiamata? Umigherul. In mise Migherid. Sono molto grandi, come le strascionate da bar. Okay. Tu in queste orecchiette ci hai messo una certa perfezione. Hai messo un tuo stile di fare le orecchiette. Comunque le orecchiette hanno anche un difetto, oltre a dei pregi. Perché alcune orecchiette hanno per esempio questo difetto di andarsene così, cioè un po' danno la sensazione di disordine. E questa l'ha fatta un po' con scarota. Un po' grande! Bellissima questa. L'ha fatta di proposito. Per questo io ti ho dato 9. Grazie! Bravo! Il disordine ti ha fatto togliere quello 0,75. Adesso voto io. Devi guardare le orecchiette, non so, le orecchiette. Comunque l'imperfezione è segno di artigianalità. Giusto. Allora procediamo. Allora. Pietro delle Selve. Vabbè, non fa niente se non lo dice il cognome. Ho notato che ti sei molto impegnato per di fare molto all'antica. Le orecchiette diciamo che sono tipo quelle originali, fatte così, come non quelle perfette che sono quelle moderne, perché le orecchiette sono state create per mangiare, però anche certo, per servire il modo degli antenati nostri. E per questo io ti ho dato 9,5. Oh, bravo, grazie. Ok, Tommaso, sono queste le tue orecchiette. Tommaso è il padrone di casa, quindi... Ok, Tommaso non mi ricordo il cognome. Leucci Tommaso. Il padrone di casa dovrebbe avere un punto in più. No, non c'è. Non è di e allora, la giuria... Ah, no, chi sono i nostri? Ancora la posizione di fatta. Allora? Ok. Tommaso, ho visto che ci hai messo moltissima perfezione, perché le orecchiette sembrano tutte
uguali. Comunque ti è concesso anche un po' di libertà. Potresti fare anche le orecchiette un po' più grandi, un po' più piccole. Comunque apprezzo lo sforzo di farle tutte uguali. Queste sono i Tommaso. Comunque ripeto che le più perfette. Io ti avrei dato tipo 8,5, ma visto che sei il proprietario di casa ti ho dato a un appunto. Quindi per forma, grandezza e velocità ti ho dato 9,5. È andata bene Tommaso. Ho un discorso già pronto. Questo sei il di casa però. Allora, Tommaso Leone. Io ti ho dato il voto di un cosa sarebbe se fare di caccia. Sei più obiettiva, forza. Vediamo, vediamo. Allora, mi sono piaciute le tue orecchiette anche perché ho visto prima i lavorali che erano tutte perfette. No, mi hai visto le orecchiette. E mi è piaciuto. Visto poi anche perché hai fatto le orecchiette giranti. E per la perfezione che ho usato per il modo che ho fatto le orecchie. Ovviamente tutti abbiamo un po' di messo. Comunque, io ti ho messo 9. Grazie. Bravo. Quando qua c'è compiti interi, dai. Leucci Francesco, fratello di Tommaso. Lo sapevo che il fratello di Tommaso. Quindi se sono fratelli sono uguali le orecchiette. Saranno uguali. Insomma, chi dice? Okay. C'è ancora un altro. C'è il lato donne qua, Se non è donna. Ci devi pensare. La giuria deve posare. Okay. La giuria attentiva. Le tue orecchiette sono molto particolari. Nel senso, diverso dall'altro. Nel senso buono. Comunque, le tue orecchiette, anche se le fate poche, non importa. Ma io mi hanno rubato l'impasto. Bastano solo che siano con le tue emozioni, le orecchiette. Dolce. Si deve sentire. Ecco, esatto. Però ho capito lo sforzo, cioè, vedendo tutti che hanno riempito tutto il tavolo, comunque tu ti sei sempre sforzato per fare delle orecchiette che mi sembrano perfette. Per questo nella mia indecisione mi sono deciso a darti il voto per forma, grandezza e velocità di 8,75. Beh, ti è andata bene! Però aspetta, all'anno non c'è. Solo queste per il piccolo. Giusto? Sì. No.